Guido, so che anche tu tra poco devi andare. Io volevo sentire un tuo parere. Abbiamo parlato prima un po' di mercato. Se volevi chiusare su quello, se no su Juve-Inter, ci dici un po' cosa. Io, no, beh, sul mercato abbiamo detto quello che l'ho Sì. detto, quello che Juve-Inter, io spero che si veda, l'ho detto, no? Io lo ribadisco, Juve-Fiorentina a me non ha gasato particolarmente, seppur ho riconosciuto una capacità e un'attenzione nel saper soffrire che prima non avevamo, questo è indubbio. Ecco, allora io se dovessi scegliere una partita in cui rivedere quella roba lì ed essere a quel punto allora soddisfatto perché che se ne dica l'Inter non è un po' più forte della Juve sulla carta, è decisamente più forte. Facciamo così, è decisamente più forte nel senso che è anche decisamente più attrezzata della Juve. Autostima, sicurezza, Tutti i mille cose. numeri, cambi, tutto quello, storia recente, tutto quello che si vuole. Ecco, a me piacerebbe rivedere allora quella capacità lì, quello stradominio fisico che abbiamo visto, perché se è alla Juve, il prossimo step della Juve credo sia più mentale e di attributi che tecnico. Io non credo che anche qui, che non voglio dar fastidio a nessuno, né passare come al solito per essere attaccato da un integralismo o dall'altro, ma io non credo che questa Juve abbia particolari margini di miglioramento tecnico, ok, salvo qualche singolo, però può avere sicuramente un'importante progressione a livello di carattere e questo l'abbiamo già visto a discapito appunto del Milan con la prima Juve di Conte e io che come sapete non amo particolarmente Antonio Conte, questo non glielo può togliere nessuno. Quindi se la Juve oggi riuscisse effettivamente a proseguire questo percorso di consapevolezza, di conoscenza dei propri limiti, ma di non averne dove invece la strada è ancora luminosa, e vedere una partita importante come a livello difensivo, a livello di sofferenza come quello di Firenze, allora a quel punto una partita così contro un Inter cos'ha a casa, anche se in casa, chissà che invece possa dare ulteriormente in là per una. Se io vedo la Juve in questo momento, Massimo, quasi come un effetto domino, no? Che si ciba domenica dopo domenica di quello che riesce a trovare sul campo. Quindi mi è stato fatto notare alcuni carinamente, altri un po' meno carinamente, che andava visto bi il bicchiere mezzo pieno a Firenze. Io lo accetto come provocazione, ci sta. Effettivamente non lo avevo fatto, ma lo voglio fare, ci sta. E allora però adesso, perché i conti arrivano adesso. Una delle cose che a me non andava bene è che questo genere di partita fosse fatto contro la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina. Adesso fatemi vedere che siamo in grado di farlo anche contro l'Inter, che non vuol dire scendere già con le mani davanti, aiuto, per carità, non mi picchiate, sportivamente parlando, si intende, che se poi invece trovassimo una grande vittoria facendo un pallone magistrale, va da sé che saremmo tutti contenti qui dentro, forse, perché poi non è come sempre. Non è scontato neanche questo. Ecco, però diciamo che se dovessi vedere una partita simile a quella della Fiorentina, che vorrebbe dire che quella allora è consapevolezza e bravura per davvero e averlo in testa e saper gestire una partita difficile, allora lì il bicchiere sarebbe davvero mezzo pieno e a quel Però, punto ci si. scusa Guido, mi permetto, l'atteggiamento è un po' quello delle squadre che devono lottare per la salvezza, no? Nel senso che fai una preparazione affinché tu possa portare a casa quanti più punti possibili in modo tale da assicurarti una salvezza. Igor, io sono d'accordo con te. Io quando ho detto che quelle. No, non devi essere d'accordo con me. Cerco di andare un po' più a fondo in base a quello che dici tu. Nel senso, tu giustamente dici, noi viviamo partita per partita, che non è una visione prettamente juventina, ma in questa fase storica ci sta. Ogni partita serve per alimentare, per avere nuova linfa, no? Nuova benzina. Vincere contro l'Inter, qualora fosse, significherebbe non tanto iniziare a pensare concretamente a uno scudetto, ma a dire tengo sempre più distanti quelli che stanno al quinto posto, no? Mi pare di capire oggi. Sì, no, beh, no, io dico, no, io penso che sia proprio invece un ragionare domenica per domenica a compartimenti proprio stagni, cioè senza dire io non ci credo neanche troppo a quello che dice Allegri per parare il colpo dall'altra parte. Io credo che si crei una consapevolezza partendo dal presupposto che siamo messi un po' insieme, non assemblati particolarmente bene, ecco. Quindi quando io parlo di mezzi dell'Inter intendo non semplicemente il valore dei singoli, ma proprio in generale. A maggior ragione oggi ne parlavamo prima di due buchi a centrocampo che in teoria uno doveva essere il numero 10 che rientrava dopo un anno di stop e uno doveva essere il marchisio del futuro, giusto? Quindi
Io credo, non la vedo come, come oggi, non la vedo come un dire andiamo lì, facciamo quella partita e prendiamoci 3 punti come le squadre che si vanno a salvare. E ribadisco, Igor, guarda che io ho discusso con tutto Twitter per non essere stato particolarmente contento della partita di Firenze. Però io, siccome amo il dibattito e ascolto, cioè non è che non sono un integralista e lo dico sempre, quando mi è stato fatto notare che in questo momento la Juve doveva fare una partita così, continuo ad avere i miei dubbi, ma ho voluto leggerla come la vedevano loro. E dico che se continuo a fare un po' di fatica nel farmela andare giù contro la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina, trovo che una partita quadrata dove la Juve, effettivamente Szczęsny con la Fiorentina una parata ha fatto, dovesse fare una partita simile con l'Inter, dove magari le ripartenze le gestisce un po' meglio, perché non possiamo neanche considerare Firenze un punto d'arrivo per le partite difficili. Ecco. Il pareggio te lo prendi, Guido? No, non me lo penso. Ecco, su qua sono con Igor. No, rimango la Juve, gioco a Torino, il pareggio no, non lo prendo, me la gioco e vedo quello che deve succedere. Guido, intanto grazie. Guido Tolomei. Aspetta Igor, continuiamo noi finché potete. Stiamo a chiacchierare. Ciao Guido. Ciao ragazzi, ciao. Giuseppe, se parli con noi ti ho mutato, non so se parli con noi, Giuseppe, forse no. Se parli con noi ti ho mutato, aspetta, perché prima facevi un po' di rumore con la... Aspetta, non so se sta parlando con noi, però... No, forse si è disattivato lui. Vabbè, avrà capito che non stiamo parlando con lui, no? Giusto, sì. Sta parlando al telefono con qualcuno o sta parlando con noi, secondo te? No, non sta parlando con noi, Giuseppe. Allora, Igor, no, prima, scusa, l'hai fatto... forse dovevi concludere alcuni interventi che hai fatto prima, sai, con Franco? Non sto dicendo che io la penso così, dico che comunque l'atteggiamento sembra, perlomeno in base a quello che leggo su certi social, eccetera, c'è chi invece dice Juventus da scudetto, Juventus è una squadra fortissima, ma battaglia anche su questo, Igor, battaglia anche su questo. Ci sono molti addetti ai lavori con cui io parlo anche quotidianamente, che certo. Dicono no, ma la Juventus è una squadra forte, caspita, vedi, ti cercai, Sampdoria, eccetera. C'è chi invece ti dicono che non è una squadra ben equilibrata, nel senso una squadra un po' che si porta dietro qualche operazione di mercato strana avvenuta nel tempo e che comunque sta facendo il meglio di quello che potrebbe fare. Obiettivamente io credo che, non essendo io un allegriano convinto, riconoscendo però il merito alle persone che lavorano e soprattutto a chi lavora in un certo modo, devo dire che Allegri è stato l'uomo giusto l'anno scorso e continua ad essere l'uomo giusto anche quest'anno, obiettivamente, perché in una situazione comunque difficile siamo lì, no? La Juventus, che se ne dica, è seconda. Io non so se tutti questi tifosi pensavano a inizio stagione che a questo punto della stagione eravamo lì a duettare con l'Inter. Non soprattutto lo so. senza Fagioli e Pogba, perché all'inizio li avevamo. Anche perché abbiamo detto tanti Allegri out, no? Quest'estate siamo stati bombardati da Allegri out, quindi adesso quelli dove sono finiti? Visto che si parla di nuovo entusiasmo anche tra i tifosi, che addirittura pare che diventato difficile trovare un biglietto, vuol dire che qualcosa sicuramente è cambiato. Però ripeto, bisogna dare anche i meriti a questo allenatore che sta togliendo parecchie castagne dal fuoco. Quello che diceva prima Franco, no? Però obiettivamente la Juve è come se stesse ottenendo il meglio da quello che può ottenere, e in questo Allegri comunque bravo, cioè gli va dato merito. Siamo lì, con mille difetti, con mille... Cioè, tu Igor mi sembra di capire che sei di quelli che non apprezzano tantissimo l'idea un po' prudente del gioco della Juve, ma dici però non facciamo i talebani, riconosciamo i meriti o no? È un atteggiamento, allora, in maniera molto intelligente, probabilmente, cerco di capire quello che sta cercando di fare Allegri, in maniera molto intelligente è come se lui dicesse questi sono i giocatori che ho e traggo il massimo beneficio da quello. Ma li sottovaluta, come dicono alcuni, oppure no? Li valuta? C'è anche il fatto di Yıldız. Allora, se lo mette in campo Yıldız fa male, ecco, ha massacrato un giocatore giovane. Non lo fai giocare ed è un errore, perché Yıldız sembra che sia il giocatore che possa cambiare le sorti. Però, come diceva giustamente Franco, qua mi allaccio alle cose dove ero d'accordo, cioè, le squadre sono fatte anche considerando l'equilibrio. Cioè, la Juventus deve stare attenta a non cadere nel tranello del ho il giocatore giovane, forte, ha fatto bene in nazionale, lo faccio giocare, e poi vai a creare comunque dei buchi, vai a creare dei problemi a tutto quello che di buono è stato fatto fino ad oggi. Quindi, secondo me, cerchiamo di vedere le cose in maniera positiva, ottimistica.
cerchiamo di pensare a un allenatore, a uno staff dietro di lui che sta dicendo: bene, abbiamo delle potenzialità, sì, cerchiamo di sfruttarle al meglio. Qualcuno ha scritto prima: vedrete Nicolossi Caviglia, e poi ci senti, come per dire, no? Dovesse giocare, ci ricrederemo tutti, oppure inizieremo a considerare Nicolossi Caviglia un giocatore diverso da quello che tutti lo considerano oggi, ovvero un ragazzetto che fa panchina. Io non lo so, Massimo, è una situazione di emergenza, però prima di andare ad apportare certi cambiamenti, quando tu trovi un certo equilibrio, eccetera, ce ne vuole, ce ne passa. La Juventus oggi sta bene così, paradossalmente. Rugani sta facendo bene, fino a ieri gli hanno augurato di tutto di più. A me sembra che questo ragazzo, quando entri, comunque faccia la sua partita e lo faccia in maniera dignitosa. Quindi, dietro abbiamo perso un giocatore importante come Danilo, comunque Rugani sta facendo molto bene. In mezzo al campo un po' di equilibrio l'abbiamo trovato. Poi vogliamo parlare di calcio, Locatelli non è un regista, benissimo. Pogba l'abbiamo perso, Fagioli abbiamo perso, quell'altro abbiamo venduto. Cioè, sto dicendo, e chiudo, poi lascio la parola al collega, all'amico, dico, ragazzi, vediamo il bicchiere mezzo pieno, lasciamo stare Allegri out per una volta e proviamo a dire, caspita, stiamo cercando di fare il meglio da quello che abbiamo. Dico, lo so, troppa saggezza, Igor, se sei illuso. Ragazzi, in Veneto si dice de quello che se non manca niente, che vuol dire di quello che c'è non manca niente, no? Io ho questi uomini a disposizione e tiro fuori il 110%. Lo so, ma tu lo sai, Igor, ora vado da Giuseppe intanto, anche tu lo sai, Igor, che poi la comincia la battaglia, e allora c'è chi ti dice che la Juve è più forte del Real Madrid di Puskas, e anche il contrario, e c'è chi dice che la Juve è più scarsa della Salernitana giovanile. Sono anche discorsi da bar, che a volte, però voglio dire, Massimo, vedere Ildiz in campo e che diventa il nuovo Del Piero, questa è pura masturbazione, ok? È la stessa identica cosa. È chiaro che ce l'auguriamo tutti, ma probabilmente se tu parli con lo staff che ci sta dietro Allegri, e Allegri stesso ti dice ci vogliono dei tempi, per cui dei tempi di maturazione, per cui magari è messo in condizioni di poter far bene. Oggi magari ancora queste condizioni non sono venute fuori, probabilmente parte titolare. Giuseppe, l'hai ascoltata la saggezza eccessiva di Igor? Non è tempo per queste saggezze e sfumature. Ma io sono ce lo condivido. Lo so bene, Giuseppe. È tutto paradossale nell'affare Allegri. Cioè, si parla di Allegri anche quando la Juventus è ferma, ci sono le nazionali, quindi sì, questo è incredibile. Allegri. È assurdo. Io lo trovo, guarda, più che singolare. Dopodiché, dobbiamo essere realisti, come scriveva prima qualcuno. Quest'anno abbiamo una rosa che ha delle mancanze, ha delle criticità negative. Ci sono stati poi delle vicende che hanno impattato, no, sull'undici titolare, perché Pogba, come dicevi tu prima, Igor, non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo visto un quarto d'ora contro l'Empoli, se non sbaglio. Poi la vicenda Fagioli, su cui tanto avevamo puntato e di cui dicevamo, su cui scrivevamo parole meravigliose, è andata come è andata. E dunque, dopodiché, Allegri è uno dei pochi allenatori che non si lamenta delle assenze. Ci sono allenatori di squadre blasonate come la Roma, penso a Mourinho, che passano le settimane, passano i giorni a lamentarsi del fatto che non abbiano il sostituto di Smalling, o il sostituto di Dybala, o il sostituto di Lukaku, o il sostituto di Cristiano. No, ma secondo me, Giuseppe, il vero segnale della follia è quello che hai detto tu prima, lo dico sempre anch'io. Cioè, sai, quando gioca la Juve, ormai siamo così. C'è solo il commensuro allenatore. Se tu affini solo l'allenatore, a prescindere da tutto, poi dopodiché... Però, Giuseppe, se gioca la Juve, la vera follia è quella ormai. Il martedì in Champions, il mercoledì in Champions, il giovedì in Europa League e Conference League, il sabato in Premier, a seconda il Brighton di De Zerbi e tante le altre squadre, le nazionali, c'è sempre un qualcosa che diventa pro Allegri. Se Vlahovic gioca male nella Serbia, arrivano quelli che dicono ma allora qua non è colpa di Allegri, e se Vlahovic fa due gol ti diranno è una rottura di scatole. Se avete fatto caso, su Vlahovic non hanno detto nulla, perché ieri è entrato al 17° del secondo tempo, non ha fatto nulla, e oggi sui giornali non c'era nulla, mentre su Chiesa, che ha giocato contro una squadra oggettivamente modesta, perché la Macedonia è una squadra di Serie B, e ha fatto due gol, sì, belli, ha un'ottima prestazione. Io non li ho ancora visti, peraltro, vi devo dire la verità. Quindi. I gol di Chiesa? Sì. Prima Franco lo commentava, io non ho visto niente, faceva Nuivo, ma non ho visto. È tutto singolare. Dopodiché Juve-Inter è una partita, è un'altra, è un altro
diciamo, scoglio che con una squadra come la Juventus, una squadra molto giovane, interessante il dato che prima forniva Franco sull'età media dell'Inter, cioè è una squadra matura, una squadra, non è soltanto una squadra forte, ma è una squadra matura. La Juventus nell'ultima partita aveva 3-2000, 4-2001, 3-2002, cioè questo pesa a quel livello. Poi io mi auguro che grazie anche alla forza che è ritornata, che è quella dello stadium, perché il tifo adesso si fa sentire ed è il dodicesimo uomo in campo, e grazie anche al carattere che questa squadra ha espresso dopo la sconfitta col Sassuolo in poi, e mi auguro anche grazie all'apporto di alcuni giocatori che hanno delle caratteristiche che possono anche svoltare e far cambiare l'inizio della gara, questa gara vada in un determinato modo. Però è chiaro che non è, mi sono andato a rivedere, chiudo, le formazioni di Juve Inter della finale Coppa Italia del 2022. Andatela a rivedere la formazione della Juventus e poi ne riparliamo, cioè come anche i cambi erano spaventosi, ma non solo in attacco, dove abbiamo un reparto oggi, ma c'era De Ligt e c'era Cuadrado, c'erano giocatori che oggi ci sogniamo, no, che non abbiamo, però l'altra diciamo faccia della medaglia è che questa Juventus, proprio perché non ha più queste prime donne, come diceva Szczęsny, grazie a questo ha creato un gruppo che prima non c'era, l'anno scorso il gruppo non esisteva. Sì. Quindi sai, infatti andiamo un po' anche sulle motivazioni, no? Perché obiettivamente parlare di calcio, di tattica, di qualità dei giocatori, mister, non mister, poi quando si parla anche di Inzaghi, allenatore che sa comunque, è come se lui fosse un contropiedista ma ragionato, no? Nel senso, c'è una logica dietro, per carità di Dio, ci sta, lo dicevano anche di Conte, ci sta, che lo possono dire anche di Inzaghi. Però lavoriamo un pochino anche sull'aspetto emotivo. Qual è la società, qual è la squadra che ha più motivazioni, che dovrebbe avere più motivazioni? Io penso sia la Juventus. La Juventus si trova lì e, ripeto, non lo so se era i programmi di quest'estate essere al secondo posto a metà anno circa, e quindi la Juventus ha diciamola tutta, dopo Bologna e Sassuolo nessuno di noi pensava della stagione in quella posizione, no? Io credo che la Juventus debba mettere in campo, ma ripeto, ci può essere anche un elemento in più che può essere quello legato alla protezione. Quindi vogliamo parlare di calcio? Sì. Vogliamo parlare di tatticismi? Benissimo. Vogliamo parlare di giocatori? Ok. Però non sottovalutiamo un aspetto fondamentale, che è l'aspetto psicologico, che io sollevo in ogni intervista che faccio. Le motivazioni, come entreranno in campo i giocatori della Juve e come entreranno in campo quelli dell'Inter. Poi il calcio è strano, perché basta un 3 centimetri va in gol, 3 centimetri va sul palo. In settimana addirittura Studio Sport hanno fatto una statistica: come sarebbe il campionato di calcio se i pali fossero diventati gol? Frosinone sarebbe primo classifica tra un po', perché solo Saulene ha presi 5. Cioè, queste sono un po', come dire, quei riempitivi, tanto per arrivare a fine TG. Però il calcio poi in campo è diverso. Abbiamo visto anche non poco tempo fa, quando c'è stata l'espulsione del giocatore del Milan, lì la partita ha preso una piega diversa, la Juventus ha vinto. Cioè, questo è il calcio. Quindi oggi stiamo facendo giustamente dei ragionamenti, poi magari arriva domenica sera, succede un episodio, un calcio di punizione, un rigore, un calcio d'angolo, un'autorete, come Locatelli col Milan, ti cambia tutto. Nella partita secca sì, Igor, nel periodo magari un po' meno, no? Ma scusa, perdonami, questa deve essere, cioè la Juventus deve vivere questa gara come fosse una partita secca, a mio avviso, perché è la partita più importante che ha. Ma tu il pareggio te lo prendi, Igor, o no? Dipende, perché se la partita va malissimo, mi va bene anche il pareggio. Ma io oggi te lo dico. Però io, in verità, io oggi scendo in campo rischiando, preferisco perdere. Ah, ecco, questo dico, quindi non firmeresti il pareggio. No, stringendo le mani all'avversario, l'Inter è più forte, punto, però ho dato tutto. Io credo che questo lo Juventino debba volere. Poi è chiaro che giochiamo contro l'Inter, a me va bene anche vincere alla Cotechino, che mi giro di spalle e va in porse, ma a maggior ragione chi se ne frega. Però se devo scegliere, ti dico, io vorrei che la Juventus avesse l'atteggiamento tipico di una finale, e se la perdo perché sono più forti, non perché sono stato rinunciatario. Questo deve essere. O ho pensato a difendermi e vaffanbrodo la fase offensiva. No, questo mi darebbe fastidio.
Chiaro. Giuseppe, tu te lo prendi il pareggio o no? Ma oggi, non è che mi dite lunedì, non sarei dispiaciuto se oggi decidi di prendere Giuseppe Alberto Sì. Falci. Io lo prendo il pareggio. Cioè, se tu metti una firma, finisce 0-0. Sei contento di metterla? Perché Sì, l'importante è non perderla questa partita. l'importante è non perdere? Mentre Igor ti dice alla fine, tutto sommato, non abbiamo così tanto da perdere. Loro sono più forti, tu sei secondo, Sì, però, proviamoci. non pe però giochi in casa. Appunto, dice. Cioè, Secondo lui ti dice, giochi me. in casa, provaci. Però no, no, certo, io allora, fermo restando che pure io vorrei vincerla No, e credo che chiaro. loro ci. Dopodiché, in base a come va la partita, se mi dovessero dire No, 0-0, no, no, 1-1, questo non c'è prendo. in base a cosa. Io ti chiedo se oggi tu No. ti prendi che lunedì qua commentiamo uno 0-0 tutti insieme, classifica invariata. Boh, lo 0-0 lo prendo perché significa non aver preso Ma chi gol. se ne frega di prendere io, due pari 0-0 a me. Ma che c'avete sta mania del clean sheet? Ma che c'è, chi se ne frega del clean sheet? Non so. Diciamo 6-5 va bene uguale, Esatto, ci sono i no? patiti del clean sheet. Senti, ma che soluzioni ne abbiamo accennato prima? Ma c'era appunto Franco, eravamo in tanti, tra virgolette. Vi chiedo, come la vedete voi se Danilo non ce la fa, come sembra? Credo Rugani, Bremer, Sandro. Vi chiedo del centrocampo, sappiamo qual è il problema, e vi chiedo dell'attacco. I primi che giocano, poi lo sappiamo che al 60esimo entrano altri tre e cambia tutto e contano uguale. Però in campo chi mettete all'inizio? Igor, parto da Igor, poi Giuseppe. Se Locatelli non ce la fa, se Danilo non ce la fa, se. Allora, diciamo che la difesa che abbiamo visto ultimamente è una difesa che tutto sommato Non sta, si tocca, dici. ma no, Tiene. sta facendo bene. Rugani, Bremer, Gatti. Gatti, Bremer, Rugani. Più giochi e più entri in confidenza anche tra le parti, no? Perché obiettivamente, sai, conto, Allegri è stato bravo l'anno scorso che cambiava bravo, se tra virgolette, che cambiava formazione ogni partita. Ogni 2 giorni. Un po' più di equilibrio. Quindi voglio dire, si sono amalgamati bene perché andare a toccare quel terzetto lì. E poi io personalmente forse metto Rabiot come centrale allo stato attuale delle cose. E Luca Momblano ti dice, però me lo sposti dall'incrocio con Barella, che da un paio d'anni sta facendo molto bene Rabiot, no? Bloccando molto Barella. Però tu dici, c'è emergenza. Oh, Cosa esatto. Tu metti Rabiot al centro. fai? Allora, scusate, ma Danilo mi rientra dall'infortunio No. in un E ruolo non tra suo. l'altro rientra appunto, rientra Claudicante. L'Olimpico contro il Borussia Dortmund che si inventa, no, no, per l'amor di Dio, no, no, io da questo punto di vista qua preferisco rischiare un giocatore come Rabiot che anche qui andiamo ad acculturarci un po'. Io ogni tanto quando non so cosa fare vado su Transfermarkt e mi guardo i nomi, i giocatori, i ruoli, mi piace, è una cosa che mi intriga. Se tu vai a leggere il ruolo di Rabiot, comunque c'è anche il ruolo del centrale, quindi voglio dire, non è uno che non sa di cosa sta parlando, cioè, non è, voglio dire, uno che lo vai ad adattare. E quindi ripeto, secondo me oggi in una situazione di emergenza un giocatore che ha peso, che ha fisicità, che ha corsa, comunque sa stare in quel ruolo, io mi gioco lui. Non vedo che altre Sì, è alternative. un centrale più da, credo, centrocampo a due, no? Nel senso più che l'uomo in mezzo, chiamiamolo regista, insomma, come vogliamo, credo più da, fosse un 4-4-2, lui può fare bene uno dei due centrali, ma poi probabilmente può farlo lo stesso. Perdi un po' delle sue capacità di ripartire, dei suoi break in velocità, di come appunto sta con la barella, però. McKennie lo vorrei medianaccio alla Davids, se tu mi chiedi Sì. McKennie, solo che è l'unghia del mignolo, capito, di quell'altro. Però Certo. lo vorrei vedere così. Quindi io penso sempre che il regista debba essere scarico da certe preoccupazioni. Deve dire io devo far girare la squadra, tempi, ritmi, eccetera. E ai fianchi mi piacciono i cagnacci, quelli che fanno legna, no? Però in una situazione come questa Rabiot ha quella fisicità, anche quella tecnicità, per cui secondo me potrebbe andare a rivestire quel ruolo lì. Allora, centrocampo, sentiamo Giuseppe e poi vi chiedo dell'attacco. Qua ti leggo, Giuseppe, oltre all'idea di Igor, mettiamo Rabiot lì, che era quella di. Nicolussi Caviglia, no? Al posto Qua stanza di di cinema Locatelli. ci dice: ce l'abbiamo il regista di riserva, giochi lui. Però Juve-Inter sarebbero i primi minuti dopo il finale di partita. Vedo già Igor scatenato, lo vedo. Ah, no, ma Si voglio sta dire. agitando, si sta agitando. Con tutto rispetto però ti ripeto, anche qui, una partita di Coppa Italia ci sta, una partita en passant, tipo un Juventus Frosinone, vai a giocare anche, ti dico va bene, ci può stare, però stiamo parlando di Juventus Inter, ma io lo dico anche nei confronti del ragazzo, eh. Magari poi, sai, Massimo, proviamo anche a dire, caspita, però questi stanno tutto il giorno, tutti i giorni con i ragazzi, probabilmente avranno parlato con Nicolussi Caviglia dice sì, mister, me la sento di prendere in mano oggi il centrocampo della Juventus, per l'amor di Dio, io sono felicissimo, ci mancherebbe. Certo. Però se tu mi chiedi qui da Treviso, che non sono tutto il giorno in campo con loro, ti dico, mi sembra che oggi,
sia più corretto mettere in quella posizione un giocatore che ha esperienza, non solo nazionale ma internazionale, piuttosto che andare a rovinare magari un giocatore come Nicolò. Poi a gare in corso tutto può essere, puoi anche pensare di dire la partita sta prendendo una certa piega, metto Nicolussi e poi e cerco di spostare i centrocampisti, perché no? Però come 11 di partenza ben venga, ma temo che Allegri non faccia questa mossa qua. Giuseppe, il tuo centrocampo, Giuseppe, e poi mi dite l'attacco, e poi... Ma intanto noi partiamo dal presupposto, Igor, che il modulo resti lo stesso, 3-5-2, giusto? Questo è il... Anche questa è una domanda. Poniamo. Sì, perché se il modulo resta lo stesso, perché manca anche Miretti. No, non mancano McKennie, Miretti, sono tutti tornati un po' acciaccati, sembra esatto. Che questi possano farcela. Però sai... Io farei Rabiot, McKennie, Miretti, Cambiaso, oppure Rabiot, McKennie, Cambiaso, e poi a sinistra Kostic e a destra chi può giocare in quel, chi può giocare a destra, oppure fare un 4-4-2, quindi Rabiot, McKennie, Kostic, Cambiaso e davanti Chiesa e Kin. Ecco, davanti allora sei andato e hai messo Chiesa e Ken lui, e tu Igor dall'inizio chi metti? E dimmi perché, anche se conta chi va meglio dall'inizio, chi sa entrare meglio, il potenziale, la forma, qual è la cosa? Davanti abbiamo Ken o Kin a seconda di, abbiamo Kin, Chiesa, sì. Poi che abbiamo ancora? Milik, Vlahovic, Yıldız. E poi anche lì va fatta una riflessione, no, ma era un po' ironicamente parlando, era per dirvi. Allora, Milik adesso entra solo a gara 20 minuti alla fine, a 25 minuti alla fine entra e tiene la palla, si procura Yıldız, palli. Yıldız non gioca nemmeno contro il Frosinone, voglio dire partite un po' più semplici sulla carta, e quindi non credo che a San Siro... Ne restano 13 tu. Capito? Cioè, alla fine... Io credo che lui continui con Chiesa seconda punta, che a me, ragazzi, perdonatemi, però non mi fa impazzire. Poi lui è il mister e ha ragione lui a prescindere. No, vabbè, analizziamo, mica l'importante è non ridicolizzare. Non lo so, non mi fa impazzire. Credo che comunque ragionerà su un Chiesa Ken, Chiesa Kin, e poi probabilmente terrà Milik, che per quanto spesse volte sia stato un giocatore un po' assente, eccetera, comunque ha peso, ha tecnica, esperienza, è un bel attaccante. Lui poi anche fisicamente strutturato, quindi entrano in condizione dopo, e soprattutto a maggior ragione quando sono così strutturati hanno bisogno di continuità, hanno bisogno di giocare. Milik è un signor attaccante, obiettivamente. Quindi Chiesa Ken, tutti e due mettete. Credo che si affiderà ancora a Chiesa Ken, sì. Chiesa Ken, Vlahovic in panchina ancora, ma Vlahovic è una riserva? No, assolutamente no, però se le condizioni fisiche sono quelle, che non gioca nemmeno in nazionale, che con noi sta giocando o non sta giocando... Se sta bene è giusto Chiesa Vlahovic tutta la vita, ma io mi baso sul fatto che sembra che non sia in formissima, no? O sbaglio? No, chiedo. Se mi dite quello che vediamo, io non so, io veramente poi le nazionali non le vedo, quindi figurati, sono rimasto a 10 giorni fa. Però c'è una cosa più importante qua. Mike Fusco chiede a Igor Barbazza il miglior Valdobbiadene. Io, guarda, Michele, io ti devo dare una brutta notizia, perché veramente è una cosa, meriterei... Aia, astemio vento. Io sono astemio vero, purtroppo, quindi non ti so rispondere, ma se capiti da queste parti scrivimi sui social. Che esatto, ti porta in giro lui. Forse li conosco dove si beve bene, ma non sono io la spalla giusta. Chiesa Ken, e poi devo sentire che il Diz non è pronto, Ken è una pippa, ora parte pippa, rispettiamo ragazzi i giocatori, almeno i nostri. Ma non è, anche qui non è una pippa, è un attaccante che ha determinate caratteristiche che secondo me, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, non è un attaccante futuro. Allora Mike Fusco ti propone per liberare la sua coscienza, dice andiamo a cena e beviamo una bottiglia in due, cioè se la beve lui, è una sua vecchia strategia, esatto, però dirà la sua coscienza abbiamo bevuto una bottiglia in due, una bottiglia in uno finirebbe. esatto. No, allora scusami Ken, Chiesa, facciamo troppa fatica, il prosecco è un bluff, sono altre le bollicine valide, dai, rispettiamo tutte le qualità, le specialità italiane e non, ma pippa dove? Ken sta diventando completo. È una pippa, Ken, Giuseppe? Ma guarda... No, una pippa no, intanto noi dobbiamo dire che pippa sicuramente no, non è un termine che... No, com'è Ken? Giuseppe? Come quarto attaccante, secondo me... È un lusso. È un lusso averlo.
se tu vai a ma vedere, è il quarto o il secondo barra primo? Quello è il grande. Allora, guarda, secondo me per Allegri è più è qualcosa di più del quarto, nel senso che lui secondo me si muove. Franco faceva notare in un passaggio su Vlahovic lo stop 2 metri, 3 metri. In effetti Ken ti garantisce delle cose che Vlahovic non riesce a fare, o comunque non è allo stesso livello, su cui non è allo stesso livello di Ken. Dopodiché Vlahovic è tecnicamente eccelso. Secondo me Ken è un'ottima alternativa, diciamo così. È un'alternativa di una squadra di primissimo livello, non è un panchinaro, no? Non è un titolare, infatti. Non è un titolare, però oggi probabilmente, visto che noi, non, come dicevi tu prima, non siamo alla Condinastra, ma stiamo tu a Treviso e a Roma, chi sta lì vede in lui qualcosa che noi non vediamo. Comunque in campo ha una corsa e una presenza pazzesca al momento, non ha segnato, è stato pure sfortunato causa VAR, però oggettivamente si fa sentire. Sì, no? Poi ricordiamo una cosa, Giuseppe, è vero, io dico sempre che per me Ken ha almeno un gol, barra due, quelli sono questioni di centimetri, di la manatina, la cosa. Ha procurato l'espulsione. Eppure è vero che si è fermato là. È stata poi decisiva, no? Però è vero pure che si è fermato là, no? Cioè, nel senso, non è che dice ogni partita fa due gol annullati. Si è procurato l'espulsione contro il Milan, che ha determinato poi, ha cambiato l'inizio della gara. Vero. Poi lascia perdere che quello ha sbagliato, che il difensore del Milan ha sbagliato, ma questo non è niente. No, è giusto. Non interessa, quella cosa lì ha cambiato completamente l'inerzia della gara. Ma scusate, dimmi. No, vi faccio una domanda semplice per capire poi oggi Ken come lo vedete. Il prossimo anno la Juventus costruisce l'attacco con Ken punta fissa, stabile. No, beh. Vedi? No, per ora no. Ken è uno che da un giorno all'altro potrebbe diventare un attaccante a 18 gol a campionato, ma per ora è a zero. Questa è la verità. È a uno, diciamo, se il VAR lo consideriamo a due. Non ha quella appeal dell'attaccante titolare. Potrebbe averlo in certe squadre. A me dà l'idea, Igor, di uno che possa ancora esplodere. Però sai, ci si innamora di un'idea. È cresciuto mentalmente, no? È cresciuto dal punto di vista mentale rispetto a prima, no? Lui secondo me è arrivato troppo presto, cioè lui è esploso troppo presto, è uscito fuori troppo presto e questo ha pesato sul dopo, non trovate? Sì. Se tu parli come capita a me spesso di parlare con i dirigenti del settore giovanile della Juve, io mi ricordo quando mi trovai lì e mi fecero vedere questo ragazzo che a 16 anni era già muscolarmente pronto. Giocava in A, 16 anni ha già giocato. E faceva quello che voleva. L'unica cosa che un pochino intravedo in questo ragazzo è, parlando di aspetti negativi, è che a volte tende ad andare ad infilarsi in situazioni difficili, cioè non ha ancora quella capacità di capire che sarebbe meglio stoppare la palla, giocarla dietro, o fare piuttosto che incaponirsi e andare avanti a testa bassa. A volte ti dà l'idea di essere un po' un caprone, no? Testa avanti, muscolatura. Sì. Invece se tu pensi all'attaccante del futuro, quando si parla di tipologie di attaccanti, lui questa cosa qua dovrebbe un pochino togliersela e in certe situazioni non farsi male da solo, ma magari fare un passo indietro, giocare la palla in maniera diversa, ecco questo. Poi è vero che comunque ad oggi non ha fatto malissimo, quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo e a volte ha fatto anche un lavoro sporco, che secondo me gli è stato anche chiesto. Però, ripeto, io non riesco a vedere un titolare, se Vlahovic sta bene, chiesa Vlahovic, punto. Però se so che Vlahovic ha un minimo di problema, a sto punto è meglio andare su Ken, che almeno integro, ecco. Allora ragazzi, andiamo tutti verso la chiusura, ci aspetta la settimana di Juve-Inter, c'è Juventus boh, sui 38 minuti, abbiamo qualche complicazione di orario, semmai vi avvisiamo nelle nostre chat e sui social, domani alle 2 ancora, sarà meno 5, ragazzi, pian piano vedete, stiamo cominciando a capire chi ci sarà e chi no, perché qualcuno è tornato, qualcuno torna a allenarsi, abbiamo parlato un po' di mercato, ma questa settimana sarà dedicata molto, molto, molto a Juventus-Inter. Fatemi ringraziare Franco Ordine, fatemi ringraziare Guido Tolomei, Igor Barbazza, grazie mille Igor, come sempre. Grazie a voi, no? Sempre un piacere, poi si imparano tante cose a Juventus. Ma va, siamo noi che ti ascoltiamo con grande piacere, dialoghiamo tutti insieme. Giuseppe Alberto Falci, grazie Giuseppe. La prossima volta con Agresti però. Esatto, mercoledì ti chiamo, con almeno un salto lo devi fare due domande al volo. Giuseppe Alberto Falci, Igor Barbazza, Franco Ordine, Guido Tolomei, tutti voi siete stati tanti anche in questa pausa nazionale.
Grazie a tutti. Ciao. Forza Juve. Ciao a tutti. Ciao Igor. Ciao, grazie.